le notizie durante la settimana con i prezzi dei biglietti, tutto è comunque ancora sul sito per chi volesse avere altre informazioni. È una notizia però di oggi, perché da questa mattina è stato attivato anche un servizio telefonico per la prenotazione dei biglietti di Cagliari-Inter. Lo si apprende, per chi non lo sapesse, al Nereo Rocco di Trieste, lo si apprende dal Cagliari Calcio, che intende così facilitare l'acquisto dei biglietti ed evitare le code che si sono già verificate a Trieste. La prenotazione telefonica garantirà la possibilità di ritirare il biglietto allo stadio, precisamente al Varco 10, direttamente nel giorno della gara, dalle 10 del mattino. Sul sito trovate tutti i numeri di telefono per raggiungere appunto telefonicamente, prenotare i biglietti e quant'altro. Ci sono 5 linee attive, quindi insomma, avete delle possibilità, e non magari di incorrere in qualche intoppo burocratico, quando si chiama coi servizi telefonici. Non troverete occupato, diciamo. Ecco, insomma, c'è la possibilità, perché avete visto, insomma, si sono già create delle lunghe code a Trieste per acquistare i biglietti di Cagliari-Inter. È sicuramente un servizio in più. In più, certo, un servizio giusto. Per andare incontro anche ai tifosi che in quei giorni, non dico tanto quelli nero-azzurri che magari si erano già organizzati in modo diverso, comunque per andare sia a Cagliari, ma comunque essendo raggiungibile Trieste con tanti mezzi, in primis con la macchina e non con il volo. Diversamente invece per i tifosi cagliaritani è sicuramente diversa forse la anche questione. Per questo che per si sono leggermente alterati. Esatto, insomma, una partita in casa se la giocano in trasferta, ecco. Esatto. Vabbè, staremo a vedere un po' come va a finire, sì, Tommy, questa querella in generale, di Cellino con le istituzioni. È un discorso che va oltre sicuramente a questa, cioè una richiesta da parte della società Cagliari, che da una parte si rende conto dell'insufficienza del proprio impianto del Sant'Elia, dall'altra però forse c'è anche, anzi sicuramente c'è un discorso anche dietro relativo al nuovo stadio, e quindi che non vogliono a quanto pare far costruire, insomma, dare questi permessi. Dispute con il sindaco e tutte queste questioni. Insomma, vedremo come andrà a finire. Vedremo chi l'avrà il Cagliari Calcio avrà un nuovo impianto nel corso dei prossimi mesi o dei prossimi anni, più probabilmente. Ciao, mi chiamo Emanuele, scrivo da Amantea in provincia di Cosenza e ho 13 anni. Vorrei sapere se per voi questa formazione è possibile per Cagliari Inter. Da Amantea hai detto? Sì. Ah, ok. Okay. Non avevo capito, scusa. Dato che secondo i giornali ci sarà il rientro di Maicon, Vessa, allora io ho ideato 4-3-1-2. Scrivo, perché Castellazzi in porta, la difesa a 4 in linea da destra e sinistra, Maicon, Ranocchia, Samuel e Kivu. Centrocampo, Cambiasso, Guarin, Zanetti. Sì, sì. Cambiasso, Guarin, Zanetti. Snyder alle spalle di Milito e Zárate. Ah, quindi si torna al rombo. Si torna, direi che si torna. Insomma, con West, più probabilmente Cambiasso giocherebbe centrale, Guarin magari più interno di centrocampo. Questa potrebbe essere una soluzione. Vedremo poi quali saranno le scelte del mister. Io comunque ti ricordo ancora, secondo il notiziario di oggi, che Maicon ha svolto un programma completo di recupero, anche se in parte ha lavorato sul campo. E l'altro dubbio che avevo era relativo Eccolo a Wesley Snyder, che ha lavorato anche lui con Maicon. Quindi insomma vedremo poi quali che saranno le decisioni del mister. È comunque difficile. A sensazione, non avendo sostenuto almeno una settimana di lavoro con la squadra, essendo l'antivigilia della trasferta, credo sia difficile. Anche perché la presenza invece di Castellazzi, diciamolo, e Ranocchia è perché Lucio e Giulio Cesar sono squalificati, quindi potrebbero essere loro i candidati a una maglia da titolare in sostituzione dei due brasiliani assenti. Dimmi. Come valuti questa decisione della società, dello staff medico, insomma, di recuperare i giocatori con grande calma e non rischiare assolutamente ricadute? Grande saggezza per non ripetere magari delle valutazioni troppo affrettate che si sono fatte nel corso dell'anno. Sì. Credo sia fondamentalmente quello, avendo anche giocatori comunque a disposizione. Non siamo in emergenza, perché insomma anche cambiando i moduli e la duttilità di alcuni giocatori c'è la possibilità di schierarli in diverse posizioni in campo, e credo che sia assolutamente saggio questa evitare decisione. Problemi di qualsiasi tipo. Io direi di sì, perché abbiamo pagato tanto negli ultimi tempi. Credo che per esempio Wes sia uno degli esempi già
comunque inizio anno, quando era reduce da un infortunio, ha magari accelerato i tempi, si è pensato che fosse già pronto per giocare due partite e poi insomma, per tante ragioni. Non mettete assolutamente in dubbio che non abbiano voglia di tornare in campo il prima possibile. Credo che chi fa questo mestiere è il primo pensiero, no? Ogni mattina di tornare nella partita col Genoa e cioè, si è messo proprio a correre, sembrava veramente un bambino. Però è anche giusto da parte dello staff medico valutare e non rischiare, soprattutto i giocatori, perché è fondamentale quello. L'amica Luisa, Tommy, scrive: carissimi, siete la mia vita, la mia compagnia. In particolare Diego ed Edoardo sono fantastici. Grande Radio a Piano, quindi noi ci associamo ai saluti. Grazie Luisa e ovviamente grande Inter. Tommy. Telefonata, abbiamo già in collegamento telefonico l'amico Emilio. Ciao Emilio. Ciao, ciao Tommaso. Ciao. Come va Emilio? Sto bene, ciao Nagaia. Buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzi. Allora, diciamo subito Emilio che hai mandato un SMS dopo la partita tra Inter e Genoa. Sì. Io leggo questo SMS perché mi ha colpito in particolar modo. Hai scritto: 64 anni che vi voglio bene, grazie per oggi e per ieri. Sì. Ed Emilio mi ha anche confidato che si è commosso. Sì, molto. Che domenica è stata? Raccontacela un po'. Una gaia, adesso non voglio tornare a piangere. No, è stata una domenica fantastica, anche se abbiamo preso 4 gol, hai capito? Per me l'importante è farne uno più dell'avversario. Che poi quella è la regola del calcio, insomma, sempre farne uno più degli altri. E comunque diciamo che anche l'arbitro ci ha messo del suo con quel record. Sì, perché i due rigori, ti dico la verità, molti dicono che non c'erano, come anch'io dico che non c'erano, tutti e due. E quello sul portiere c'era, purtroppo quello lì era giusto, ma gli altri due non c'erano assolutamente. E noi poi abbiamo degli arbitri, ragazzi, che nel dubbio ce lo danno sempre, perché credo che siamo la squadra che ha preso più rigori di tutto il campionato. Sì, e tra l'altro è assolutamente giusto il discorso che fai tu, cioè nel dubbio, mentre agli altri ci pensano. Nel dubbio ci danno il rigore a noi, bravo. Agli altri non glielo danno. Ci danno il rigore contro, non il rigore a favore. Non a favore, magari, tu dici. Chiariamo che... Sì. Hai capito com'è la storia? E qui, poi qui si va sui vari, come devo dire, i vari commentatori delle altre televisioni. Che è una cosa che loro, come devo dire, incidono sugli arbitri. Mi sentite? Sì, certo. Incidono sugli arbitri. Ci sono sempre contro noi, sempre. Mi ricordo quando c'era Mourinho, stavano un pochino più calmini, hai capito? Senza voler dare delle colpe, purtroppo ognuno ha il suo carattere, hai capito? Però adesso nei suoi commenti sono sempre contro di noi, sempre. Io sentivo l'altro giorno l'altra squadra di Milano che ha perso la Barcellona, l'Eutino, sono usciti a testa alta. Se ci fossero stati noi era un disastro. Sì. Anch'io ci ho pensato, però poi visto come era andata a finire l'ultima volta, sì, vedi, non è capitato. Dubbi, non c'erano quindi... dubbi che sarebbe finita così. Commentatore, questo ve l'ho detto. Senti, Emilio, ci sveli il perché ti sei firmato il rivelino da Carpi? Sì, sai perché? Perché? Perché io ho giocato 30 anni in calcio, squadre di quarta serie, allora, squadre anche di promozione, poi ho fatto anche calcio amatoriale, tanto per restare in allenamento, e mi chiamavano Rivelino perché ero molto veloce. Come il grande campione brasiliano, sì. Giusto? Sì, degli anni 70-80. Mi conosce Roberto Scarpini perché gli mandavo i messaggi. Dopo si era un po' arrabbiato con me perché non condividevo il fatto di aver venduto... come si chiama? Quello che gioca anche nel Napoli. Il suo fratello. Beh,
Chi? Io muore, non mi viene. Ah sì, ho capito, Fabio Cannavaro. Ma sì, il mercenario adesso si può dire. Ecco, sì, infatti, cioè, meglio che non ti veniva il nome, ecco. Sì, allora io non mandava che l'avessero dato via, ecco. Però lui ha fatto il furbo qui da noi, diceva che era ammalato. Sì, insomma, storie che sappiamo, Emilio. Storie che sappiamo. Intanto la regia, se ci stai guardando, ci ha proposto la foto di Rivelino, il campione brasiliano. A cui insomma ti sei spiegato, ti hanno soprannominato così per le qualità calcistiche. Senti, Emilio, ma vieni spesso a San Siro a vedere l'Inter? Guarda, io sono venuto 5-6 volte in tutto. Pensa che io sono tifoso dell'Inter dal 49, quando c'era i vari Skoglund, Niers, eccetera, eccetera. E ho sofferto con l'Inter... che le pene del, anche se mi hanno dato anche delle soddisfazioni, come le ultime che abbiamo avuto, direi di sì. 5,